12 2020, delta t su delta m. Ad una variazione del tempo corrisponde una variazione della massa uguale a una costante. Ok, si possono fare quindi dei salti temporali. Si possono fare dei salti temporali, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, sono tutti piani e livelli temporali che corrispondono a dei piani materiali. Ok? Quindi a un piano temporale corrisponde un piano materiale 1, materiale 2, materiale 3, materiale 4, materiale 5. Quindi a salti temporali corrispondono salti materiali. Quindi la connessione tra il tempo e la massa ha tante variabili al loro interno che giocano e le variazioni, campi di densità, di campo elettromagnetico, di temperatura, di aggregazione sociale, di economia, le variazioni poi di energia libera. Tutte queste variazioni sono una costante che si moltiplica all'inizio della linea di denominazione tra tempo e massa. Quindi la nostra attività è fare un'attività sociale, fisica, quindi fisicamente abbiamo detto che può essere temperatura, anche a livello sociale, possiamo avere una variazione di tempo e di massa. E quindi si può cercare di correlare il tempo, la massa anche a livello sociale come intelligenza, emotività, capacità di capire le circostanze. La cosa più importante quindi è che voi disponete di variazioni temporali e di variazioni di massa. E le variazioni temporali e variazioni di massa sono la cosa più importante della vostra vita. Questa è la prima lezione di altre lezioni che sono state immaginate apposta per creare un nuovo movimento in Italia per un flash mob, o meglio per il flash mob del cuore, che porterà consapevolezza e nuove opportunità a voi per ottenere dei risultati incredibili a tutti i livelli, sia lavorativi che sociali che emotivi, e anche di movimento, diciamo, spirituale, energetico, sociale, sociopolitico, comunitario in questo paese.